Allora, io i primi ricordi che ho, mancanza di luce, mancanza di acqua, quindi disagi proprio andare ai servizi. Tu devi immaginare che no, io abitavo qui, se avevo bisogno dovevo andare là, in fondo. Guardi, l'infanzia mia a Castellasse è stata un amore. Te venivi qua, i cartelloni pubblicitari facevano sparire, li usavano per fare i casinotti e tutta la notoria, ma lì era bel comunque. Qua c'era questa grande possibilità, ma anche nel misurarsi, nel confrontarsi su quanto era possibile fare rispetto a quello che si faceva il giorno prima per migliorarsi. E quindi c'erano idee, proposte in campo. 20 famiglie, voglio dire 25, quanti erano, riuscivano ognuno nel proprio ambito a fornire una possibilità. Il bello era che noi non avevamo né orologi né niente, no? Però io sapevo tutti gli orari dell'abitudine della gente. Qui era bello perché tu vedevi arrivare al mattino, capivi che era un certo orario perché tutte le persone portavano le gabbie delle galline fuori e le lasciavano libere, ognuno nel suo cascinotto, lasciavano libere queste galline così. Poi durante la mattina veniva l'ambulante, a mezzogiorno arrivavano tutti i ragazzi, le persone che andavano a lavorare con le motorette, con le biciclette, così, e tu capivi che era a mezzogiorno, 12 e mezza. Era un mondo diverso, si viveva la giornata, giocavamo, prima c'era un grandissimo cortile qua, tutto libero però. Sul pianerottolo in alto c'era una Madonna all'altezza di noi, no? La vestivamo e poi, bello, continuavamo a carezzarla. Giocavamo come se fosse viva. Si correvano a piedi nudi in mezzo alla corte e ci si divertiva. Ci giocava la rela a punti, no? Perché il cortile era molto, molto grande. Si giocava, chi andava più distante vinceva. Dopo tante 5-6 volte aveva vinto, ma non ci vinceva niente. Ci divertivamo talmente tanto a correre anche fuori dalla cascina oppure nel boschetto quando c'erano i mughetti da raccogliere, si andava nel bosco, tutti insieme, non una famiglia sola, cioè tutti i ragazzi si andava nel bosco a raccogliere i mughetti. E ci sono stati anche momenti, diciamo, chiamiamo lavorativi per noi, che era quasi un divertimento quando si faceva il fieno, o quando ad esempio lo zio, mi ricordo che aravano con l'erpice e poi si chiamava sfragasci. Praticamente era un asso di legno che aveva sotto le lame per rompere le zolle, e noi bambini si andava su e si faceva, no, si faceva da peso e si aiutava cioè, a lavorare. Per noi ci si divertiva, intanto lui lavorava, ecco. Dopo c'era la corsa dei cerchi, io mi tendo i cerchi delle ruote delle biciclette. Dovevamo correre con quel cerchio lì e farlo andare con il legno, correre e correre fino a quando non cadeva per terra. Chi lo faceva cadere aveva perso. I nostri genitori mica ci controllavano, eh. L'importante è che arrivavamo all'orario del pranzo, dalla cena, e poi noi eravamo liberi di fare quello che volevamo. Giochi, per esempio, che mi ricorderò sempre, era d'inverno, era quello di andare a prendere i sassi, perché noi avevamo le stalle dove c'erano i tetti, e quando facevano l'inverno erano freddi. Quindi si facevano tutte delle candele di ghiaccio e allora con i sassi chi riusciva a buttarle giù di più. Il fatto è che eravamo in 3 o 4, facevamo la gara chi riusciva a buttarle giù di più, però il sasso era uno solo, quando si lanciava si doveva andare a raccogliere quello lì per poterlo riportare un'altra volta. Io mi ricorderò sempre che nell'andare a raccogliere il mio, l'altro mio compagno ha lanciato un sasso, mentre mi è caduto in testa. Ho fatto un periodo, non so, durante il periodo scolastico, tutto fasciato, perché per non far vedere a mia mamma che mi ero fatto male, sono andato nello stagno lì in fianco dove l'acqua putrida, sporca, per asciugarmi, per lavarmi, e lì sono andato un po' in cancrena. Si giocava un nascondino qua, chi si nascondeva era introvabile. Eh?
Mi ricordo che una volta, un inverno, ho provato a durare un pomeriggio perché c'era la nebbia e non ci trovavamo più. Che a volte si giocava anche al dottore con le cose. Sono cose che abbiamo vissuto, sì, si scopriva anche lì tra ragazzini così. Poi si giocavano con le cartucce. Le cartucce, quelle praticamente quando i cacciatori andavano a sparare, noi si andava in giro a raccogliere e si facevano i giochi con le cartucce, ad esempio. No, dovevamo far lavorare noi. Fantasie, vai. Ecco, e poi abbiamo visto anche la televisione a Castellazzo, perché il Pasquale e i suoi genitori avevano comprato la televisione, allora tutti ci si spostava a casa di Pasquale a vedere la televisione. Abbiamo fatto in tempo. Solo il Festival di Sanremo o che cosa? Il primo film con Humphrey Bogart e non so se era... Qualche cosa da... ma poco, non è che si andava tutti i giorni. E poi c'era l'autostrada. L'autostrada noi la vivevamo come un divertimento, noi andavamo lì, salutavamo tutti, no? Attraversavamo anche l'autostrada, Quando passavano quelle belle macchine lì, scappottabili, sai, passavano delle signore con i cappelli, foulard così, e noi eravamo lì a guardare, era uno spettacolo per noi vedere queste macchine, non era trafficato come adesso, allora passavano proprio le macchine provenienti di gente che aveva i soldi, insomma, e noi ci divertivamo così. Era bello però, eh. Era tornando, io tornerei indietro ancora. Fino a 16 anni la nostra famiglia ha dovuto arrangiarsi quello che trovava, perché mangiare c'era il maiale, i conigli, le anatre, le uova delle galline. Noi mangiavamo tutto dal nostro, patate, cipolle, capito? Tutto dal nostro. Quello che portava il pane veniva, però sentivamo l'odore del pane, però noi non potevamo, noi dovevamo mangiare il pane giallo, pane giallo. All'epoca, quando dei miei nonni lo facevano anche qua il pane, dentro nel forno, non so se vi siete accorti che c'era un forno là in fianco alla chiesa, la chiesetta, un bel forno, e facevano il pane anche. Io mi ricordo delle grandi minestre, pasta asciutte, poche. Fra un buon piatto di pasta, che non lo disdegno, e un buon piatto di minestrone, a occhi chiusi il minestrone. E poi adesso che volentieri lo mangio anche a casa, mi è rimasto. Negli anni 50 ancora non era arrivata la possibilità di avere a mangiare per tutti, e quindi veramente si faceva fatica addirittura a fare pranzo, e qualcuno, perché non ne aveva, la nonna Agnese usciva da casa, e siccome uno di questi abitava alla seconda porta, non ne avevano, e usciva, portava il piatto di minestra. Ciao Dan, ma ne vuoi un piatto? Mangiati. Mamma mia. Ogni mucca, noi qua, ogni mucca si ammazzava, ogni pezzo la prendevano anche le altre famiglie, capito? Non la tenevano tutti, il stesso proprietario della mucca, capito? C'era la foppa di lì, si andava lì a pescare. Cos'è che si pescava? Si pescavano pesce gatto e carpe. E anche... Poi ve le mangiavate? Pesce gatti sì, carpe si fa un po' più fatica, perché il pesce gatto, perché poi andava spurgato, perché è un pesce che vive nella melma, però ha solo la spina dorsale, e quelli grossi riuscivi a fare anche le bistecche. Scusa un attimo, voi dovete pensare, come noi la gallina la mangiavamo quando vedevano la gallina, adesso dicono il malbrù, che non stava bene. Bisogna ammazzarla, ce la davano noi da mangiare. Tanto è perché dico che ho gli anticorpi. E così vale anche per il bestiame. Ammettiamo, se c'era una mucca che vedevano il veterinario, diceva questa è da... perché sta mucca è malata. La chiamavano il macellaio, e poi tutti i contadini avevano un pezzo. E per aiutare quel contadino lì, quindi ce la davano noi da mangiare pure quella, hai capito? Perché quelle sane arrivava il macellaio a portare. Quindi ecco perché ti dico, quando si uccideva il maiale, io ero lì e il maiale lo appendevano qui, tu immagina, noi eravamo lì
sentivamo il mattino che arrivava sto povero maiale che urlava, sguaiva come pochi, povera bestia, e lo appendevano, lo sgozzavano. Allora qui non c'era così, c'era la fogna a cielo aperto, tra l'altro, no, tra tutto, c'era la fogna a cielo aperto e tutto sto sangue che rigolava dentro queste fogne così. Tu immagini l'inferno, era proprio l'inferno. L'inferno a cielo aperto. Però c'era il lato positivo, che quando avevano ucciso sto maiale, qui a mezzogiorno c'era una spella, chiamavano la rostida, non so, era una carne talmente buona, buonissima, che la si dava un piatto a tutte alle famiglie qua vicino, quelle di no, non ne avevamo più per noi, però ai vicini qui si dava questo piatto di, che era buonissima. La bogia, in dialetto, che era un salamotto, che segnava la fine dei salumi e delle provviste dei maiali macellati in primavera, e si mangiava a Natale dell'anno dopo. Ecco, quel giorno lì del maiale era festa, perché mangiavi la cassola, sai che dice, e quindi mamma, la rustida dicevamo, quindi era una festa proprio, che mangiavi un mangiare diverso da tutti. Si sentiva l'odore del basiano, l'odore della carne. Boh, bella festa, mi ricordo quello di Basiano, quello sì, che veniva, vabbè, quando c'era festa poi venivano tutti i parenti, c'era un bel numero di gente, c'era, che venivano anche i miei da Cernusco, si veniva qui dalla zia a festeggiare, era una baldoria. La festa di San Sebastiano era proprio una festa grande qui a Castellazzo, c'erano proprio le... come si chiamano, gli addobbi lì, le bandierine che andavano da una parete all'altra così, e venivano tutti, si faceva proprio la festa, c'erano le bancarelle, però mi ricordo che era una festa abbastanza frequentata. Era la festa più importante della Cascina, perché era santo patrono, diciamo così, patrono. E niente, si facevano la messa al mattino e poi ognuno però festeggiava sempre a casa sua, anche se era una festa della Cascina, no? Perché non c'era la mentalità di radunarsi tutti insieme, a mangiare tutti insieme, capito? Si mangiava ognuno per conto proprio, però era una festa importante. Due volte all'anno, al mese di maggio, e al mese di ottobre, questi sono i mesi della Madonna, no? Allora si andava a tal punto, c'era uno che suonava la campanella e si andava tutti in chiesa a dire il rosario, capito? Poi dopo c'erano le mamme che li facevano imparare i suoi bambini delle piccole poesie, pur di soddisfare i bambini, dire sono andata sull'altare, ho parlato. Durante il momento della trebbia c'era questo momento di festa, nel senso che arrivava la macchina che trebbiava il frumento ai cascinali, e quando era finito per tutti i cascinali si faceva festa al cortile e ognuno portava che ne so, il salame, il galletto, il mezzo coniglio, e con la polenta, il pane, quello di tre giorni prima, e si faceva questa festa per dire, perché poi lì si festeggiava il raccolto. Fino all'età di 11-12 anni io mi scaldavo in stalla, ricordate, in stalla, con gli animali, perché la casa, purtroppo, il contadino, parlo della mia famiglia, era tu l'animale dovevi tenere da conto, perché l'animale ti dava qualcosa, la gallina ti dava le uova, l'animale faceva il vitellino, poi lo vendevi. E quando nasceva un vitellino c'era un trambusto, noi vedevamo che c'era un trambusto nelle stalle, così, e noi bambini curiosi, ci facevamo alla finestra, io avevo la stalla qui, ma come si accorgevano che noi bambini andavamo curiosi, venivano fuori, ci cacciavano via anche in malo modo, perché noi non dovevamo vedere la nascita del vitellino, dovevamo vedere sgozzare un maiale, ma la nascita del vitellino no. L'acqua la scaldavano per gli animali, perché non che andavo in casa per gli animali, quindi immaginati te come io queste cose non le sopportavo, no? Come tu hai detto, che davano importanza più agli animali che alle persone. Le galline, la stalla era là, no, non la portava perché sei Ruben,
me li portavano in casa. Alla quindi notte, sì. Alla notte tu ti alzavi, tutti gli struzzi. E tu immagini le galline cosa fanno, no? Fanno di tutto, eh? Bel profumo che c'è. Però sai che non lo sentivamo? Eravamo talmente immersi in questo odore che non sentivamo niente noi, forse, ma lo sentivano probabilmente gli altri quando andavamo in paese così. Qua c'erano dei servizi igienici al cortile, ma prevalentemente all'esterno di ogni stalla c'era questo gabinetto, così perché era collocato? Perché ogni stalla allora aveva un suo contenitore per lo sterco del maiale, delle mucche, di queste cose qua, che poi questo si usava per concimare i terreni. Addirittura c'erano dei carretti con delle botti, si pescava da questo contenitore. Con un secchio si vuotava in questa botte di legno e si portava nei campi per concimare. Poi di notte usavamo il vaso o un secchio e poi si portava, insomma, già brutto anche lì, si portava in stalla. E il bagno quando è che lo facevamo? nella tinozza, sempre in stalla. In una tinozza facevamo il bagno tutti e tre, noi tre fratelli, sì, figurati se cambiavano l'acqua. E però si faceva una volta, ogni. Il dentifricio non usava, l'acqua per lavarmi non c'era. Io dico sempre, anche mio padre mi diceva, ma voi facevate il contadino. Un secchiello d'acqua, io ho visto mio padre lavare sempre, come arrivavano la faccia, le mani e i piedi. Tutta l'altra parte non l'ho mai vista lavarsi. Questa è una, perché l'acqua non c'era, quindi non so. Sembrano stupidate, ma poi a me rimangono in mente queste cose. Avevamo il pozzo che era sempre rotto e quando c'era tanta roba bisognava andare a Masate al Naviglio a risciacquare perché le cose erano tante. C'era un freddo al mattino e però mia mamma mi faceva trovare la brocca dell'acqua, allora c'era quell'attrezzo, il mobile con dentro il catino, noi la brocca, che dovevamo lavarci gli occhi, facevamo così, perché era troppo il freddo che c'era. E quindi e sui vetri c'erano i ricami, perché gelavano i vetri. Perché l'inverno qua durava, nevicava a novembre e andava via a febbraio la neve qua, veramente, ma veniva giù la neve, i tetti facevano di quei ghiaccioli che erano lunghi così, andavamo 8, 10, 12 gradi, anche 15 sotto zero, e dentro in cortile c'era tutta neve, non è che ci portava via, ognuno si faceva il suo sentiere dove passare, e noi avevamo i terreni. Terreni all'inverno non si coltiva. Cosa si faceva? Nei boschi a fare la legna. Allora io ho cominciato a 7-8 anni andando giù. Costruivano i banchi da seta in casa, capito? Ogni casa davanti c'aveva un gelso. Sopra mettevano tutte le tavole per i banchi da seta. Ecco perché c'erano tanti gelsi qua. E mio papà mi ricordo che praticamente metà larve li buttava sul fuoco, perché sennò c'era troppa roba in casa, noi non ci stavamo neanche. A Castellazzo ho imparato a fare tante cose e che mi sono servite adesso a casa. Per esempio io sono capace, per esempio, la tecnica del vangare, zappare, rastrellare, tagliare il frumento, raccogliere le pannocchie, andare a cavallo. La mietitura si faceva su una certa quantità, non è che si portava tutto quello che c'era. Quando c'era una certa quantità si smetteva di andare a raccogliere le pannocchie e alla sera ci si riuniva, eravamo in 7-8, padre, madre, nonne, tutte quelle. Cantavamo. Eravamo là tutti in fila, si tiravano le pannocchie e cominciavano uno a cantare e via. E si faceva tutto il coro. Diciamo che vabbè, i canti, quello delle mondine, poi c'era un canto che rievocava l'andare in campagna. Tutte le canzoni vecchie,
con i mazzolini dei fiori, cantavano delle canzoni che conoscevano un po' tutti per poter stare insieme in gruppo. Poi io suonavo l'armonica, no? Io suono l'armonica, ho sempre suonata da piccolo. Allora mi introducevo con l'armonica a suonare. E lì si stava lì fino a un certo orario, poi via, che lì a letto. E la nostra adolescenza, anche prima, l'abbiamo vissuta qui, in stalla. Adesso devo dire quello che è. Perché allora le famiglie si aggregavano e magari alla sera studiavano tutto assieme nella... Anzi, mi ricordo che mio padre una volta gli è caduto sul libro, la condensa, no? La goccia sul quaderno del libro, e la maestra si è anche arrabbiata. E poi alla sera il racconto nelle stalle, perché chiaro, si spegneva il fuoco della cena, la casa si raffreddava, e il ritrovo con allora Radio Sanremo, ci si rifugiava nelle stalle. Allora si applicava la lampadina all'adar, diciamo una spina multipla, dove si accendeva la lampadina, e si attaccava la spina alla lampadina della stalla, e con questo cavo alla radio i primi Sanremo io li ho ascoltati con Nina Pizzi, voglio dire, alla radio in stalla. Io mi ricordo, mia mamma non è mai piaciuto andare in stalla e non siamo mai andati, ma io andavo nella loro. Ci trovavamo tutti lì, tantissimi tra l'altro. Sì, ma d'inverno alle 6:30 eravamo a letto. Finito di mangiare, si andava tutti in stalla. Stalla con la, che non c'era la corrente, con le candele, così. La mamma della Luigia diceva il rosario, tutte le sere bisogna andare a sentire il rosario. Finito il rosario, allora si raccontavano quello che era successo, le origini, tutto quello che mettevano su. A Castellazzo io sono nata. Sempre vissuto lì? Sempre vissuto lì, nella camera della regina Teodolinda. Lei veniva qua in estate, come dicevano, sai, per sentito dire. Perché tu cosa fai? Vendi per quello che compri. Loro hanno detto così anche i vecchi, mio nonno, magari mio nonno l'ha sentito di suo nonno. Non lo so quanto era vera questa storia, però rimane comunque una leggenda. Ci diceva che c'era una specie di sotterraneo che portava fino a Trezzo, però noi non neanche ci siamo mai andati. Se era vero, non lo so, male si fermava lì dopo la cascina, per dire, perché non siamo mai entrati dentro per vedere. Quando sono arrivati gli americani, loro hanno chiesto della casa della regina Teodolinda, cioè di Castellazzo, perché aveva come riferimento la casa della regina Teodolinda. Non so in base a che cosa avessero questo riferimento. Gli americani passavano nel tratto da Castellazzo. C'è la strada che viene da Masate e che va a Cambiago, no? E noi siamo là a vedere che passava la colonna americana. Vengo a casa e mi trovo gli americani in casa. Signora, manna, mi ha messo un bel braccialetto d'oro. Erano tutti ragazzi di 18 a 20 anni. Mia mamma mi dice: chi è Catadaccherolle? E mamma me l'ha messo da Calindriera, perché quelle al virtù cordate. Loro portavano il cioccolato, perché qua il cioccolato una volta non è che esisteva. E noi gli davamo mare le uova, perché avevamo galline, avevamo un po' tutto. Quando venivano in casa erano di una contentezza, e noi tutto il giorno lavare, stirare tutte le sue cose. E sono rimasti 3 o 4 giorni, perché dopo dovevano andare in altro posto. Gli americani venivano lì, magari ti davano scatolette, non è che magari mangiavano quello che gli facevi, però in compenso loro ti davano la loro roba, che magari i tedeschi invece erano quelli che fuggivano, scappavano, perché erano inseguiti, finito la guerra, avevano perso, e tutta questa gente che faceva parte del fascismo di una volta,
che venivano riconosciute anche dalla parte, quindi dovevano scappare. E mi diceva mia mamma che c'erano certi personaggi di un certo lignaggio, quindi magari non soldati semplici, ma che venivano con delle valigette piene di soldi. C'è stata gente che è stata fortunata perché per potersi ricambiare, per poter avere un vestito nuovo, per non farsi riconoscere, davano magari tanti di quei soldi, quindi c'è stata gente che è stata fortunata. C'è stato un assalto all'autostrada e non si capisce bene, nel momento in cui c'è stata la ritirata c'erano tutti questi carri, camion di tedeschi che rientravano attraverso l'autostrada e qualcuno della cascina aveva fatto questo assalto ai camion, li hanno fermati e avevano rubato delle valigie, sembra, con dei soldi anche. Questa cosa non è mai stata molto chiara, però poi nei tempi qualcuno sembra aver usato questi resti, voglio dire, per attrezzarsi in maniera evoluta, nel senso che hanno comprato il trattore, il taglialega, queste macchine che erano proibitive per coloro i quali addirittura faceva fatica. Ma qua era tutto imperniato sulle bestie e sul raccolto, grano turco, frumento. Però il raccolto davano una parte al padrone della terra. Difatti loro erano mezzadri, non è che quello che raccoglievano era loro, doveva andare al padrone. Suo papà lavorava la terra, però andava anche a lavorare, aveva trovato lavoro, lavorava la terra fresca masata, quindi arrivava uno stipendio. Hai capito? Invece a casa mia non c'era questo. Avevamo il mangiare, almeno a casa mia, forse perché mio papà andava anche a lavorare, faceva il muratore, portava a casa qualche soldino. Il papà della Luisa proprio lavorava sul terreno. Una parte del guadagno andava sempre al padrone, capito? Come il frumento, come tutte le altre cose. Era niente, non c'era niente. Allora tutto quello che potevano usare cosa dovevano fare? Qua si viveva praticamente nella miseria. La miseria. Dopo ho cominciato a cambiare un pochettino quando hanno iniziato a lavorare, a essere dipendenti, perché qua c'era parecchia gente che lavorava e più lavorava ancora la terra. Tu nel paese si può dire, se tu eri figlia di un. Allora eri brava, altrimenti ti giudicavano in base alla famiglia. Invece quando tu vai a lavorare in città, sei giudicata per quello che sei tu, per quello che sai fare, per come ti comporti. Non perché sei la figlia di Picco Pallino, e questo mi ha fatto imparare molto. Io direi, più che altro, che mi è rimasto nel cuore tanto aver lasciato la cascina, veramente, perché io ero molto affezionato qua, ero molto affezionato, anche se non c'era niente, ma per me, e poi il fattore che c'era tutto, c'era una chiesa perché venivano anche alla domenica a fare la messa, avevamo sto forno, avevamo il pozzo dell'acqua che era, venivano qua tutti a prendere l'acqua perché era gelata anche il mese di agosto. Perché erano gli anni sbagliati, perché se fosse stato in questo periodo, io dico che se ci fosse stata una mente abbastanza lungimirante che vedeva, ognuno poteva benissimo comprare un pezzo di casa e creare una specie di ambiente autonomo, perché con le possibilità che ci sono giorno d'oggi dove spostarsi è facile. Però avere un quartiere, un qualche cosa dentro in questa corte così sarebbe stato bellissimo. A me ho sempre nostalgia di Castellazzo. La comunità di famiglie che ora abita la cascina Castellazzo è arrivata qui nel settembre del 94. Sicuramente quello che ha fatto innamorare e scegliere questo posto per questa comunità che stava nascendo è stata l'intuizione che una struttura così, con un cortile così, era veramente un posto ideale per una vita di condivisione.
Quando siamo arrivati la cascina era abbandonata da circa 20 anni. C'erano ancora le stalle, i fienili, tutto abbandonato e ci sono voluti 3 anni di cantiere per rendere di nuovo la cascina abitabile. Nel progetto è stato importante pensare, oltre agli spazi di vita per le famiglie della comunità, anche a tanti spazi comuni, saloni, la ristrutturazione della cappellina, perché è sempre stato importante che questo spazio restasse uno spazio a disposizione anche del territorio. Le famiglie che ora vivono in cascina sono 8, un numero anche inferiore rispetto alle famiglie che abitavano ai tempi del dopoguerra, nei racconti che abbiamo sentito nelle interviste, ma che comunque, anche grazie a uno stile di apertura, accoglienza, vita con la porta aperta, ha permesso a tante altre persone di condividere dei momenti in famiglia vivendo in cascina. Diciamo che tra noi famiglie si cerca di riprodurre un po' quel senso di condivisione che abbiamo ascoltato dai racconti, che è poi quello che ci sembra la parte più importante della vita, cioè l'incontro con l'altro e il valore appunto di condividere una vita con gli altri, perché si va più lontani insieme rispetto che da soli. E non c'è più questo fabbricato, non c'è più un pezzo di storia. E quindi questo è un grande merito di aver mantenuto questa cascina e aver fornito anche delle possibilità di momenti di incontro, sono importanti, la gente si deve, come dire, non bisogna aver paura di confrontarsi, di misurarsi, io ho di meno, se lui ne ha di più prende un pezzo di chi ne ha di più, maledizione, qual è il problema? Qual è il problema?